No al turismo dei sussidi sociali. La Gran Bretagna vuole riformare il diritto alla libera circolazione dei cittadini europei dentro l'Unione per mettere fine agli abusi. La questione è stata sollevata alla riunione dei ministri degli interni europei a Bruxelles dalla britannica Theresa May. Penso che dovremmo poter rallentare la libera circolazione fino a quando non saremo sicuri che non ci sarà un'immigrazione di massa. Per esempio, dovremmo poter chiedere ai nuovi membri di aver raggiunto un certo livello di benessere economico pro capite prima di poter godere del diritto di libera circolazione nell'Unione Europea. In Germania il numero di rumeni e bulgari che godono di sussidi sociali senza lavorare è raddoppiato negli ultimi 2 anni ed ora a gennaio cadranno le ultime barriere alla libera circolazione. Anche Berlino teme a flussi di massa. Abbiamo bisogno di una posizione comune, spiega il ministro degli interni tedesco. Dobbiamo proteggere la libertà di movimento ma anche prevenire gli abusi. Abbiamo bisogno di una posizione comune al di là delle strutture dell'Unione Europea. Da giugno la Germania, ma anche l'Austria, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna chiedono alla Commissione europea di fermare chi cerca di ottenere assegni sociali in un altro paese senza lavorare. Ma per Bruxelles il problema è nazionale, come dice il commissario alla giustizia. In alcuni paesi le leggi nazionali sono troppo vaghe, troppo positive e lasciano spazio alle frodi. Gli Stati membri dovrebbero fare le loro riforme e combattere le frodi. È possibile nel rispetto delle leggi europee. Una polemica che sa di campagna elettorale. Molti governi temono l'avanzata di partiti euroscettici e nazionalisti che vogliono un giro di vite sull'immigrazione.